Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Berlusconi dice che la sinistra utilizza la giustizia per far fuori gli avversari. Beh, questo ormai lo hanno capito tutti, anche i sassi, quelli di fiume. Lo hanno capito tutti, tutti. Prima erano le fantasie di Berlusconi, vede sempre comunisti e magistrati che ce l'hanno con lui. Aveva ragione. Aveva ragione e chi lo ha attaccato dovrebbe onestamente dire, beh, aveva ragione. 26 anni di processi di tutti i tipi sono riusciti a condannarlo, a farlo decadere da senatore, a fare quasi sparire Forza Italia, a ridurla a un partito dal 5%. Quindi quando Berlusconi dice la sinistra utilizza la giustizia per far fuori gli avversari non è più solo una strana visione del cavaliere che vede magistrati contro di lui dappertutto, ossessionato. No, era la realtà, l'assoluta realtà. Come diceva Craxi, la giustizia in Italia è troppo, troppo schierata politicamente. Non posso andare a farmi giudicare in Italia. Non aveva nessuna fiducia Craxi nella giustizia, lui capo del governo italiano, potente capo del governo italiano. Quindi lo spettro di una giustizia ad orologeria, no? Vi ricordate, la giustizia ad orologeria? Aveva ragione, quindi adesso non è più solo una supposizione, ma Berlusconi dice che ce l'hanno con lui, ma non so, forse sì, forse no. Adesso con le intercettazioni del giudice Franco, con le intercettazioni di Palamara, ormai è palesemente chiaro a tutti, chiaro a tutti. Così Berlusconi, intervistato da Studio Aperto, è tornato sul caso Salvini, dopo che l'aula di Palazzo Madama ha autorizzato il processo contro Salvini per i fatti della Open Arms, per sequestro di persona aggravato plurimo in presenza di minori e abuso d'ufficio, eccetera, eccetera, no? Naturalmente c'è una magistratura, una parte della magistratura che attacca gli uomini di centrodestra, i capi politici del centrodestra, e c'è un silenzio assenso, nel senso chi tace acconsente, c'è un aiuto, un mutuo aiuto, un mutuo soccorso tra la magistratura che opera in autonomia contro il centrodestra e i politici che aiutano la magistratura in questo intento. Perché quello che si è palesato al Senato è un ignobile tentativo di aiutare i magistrati, perché è ovvio che Salvini non ha sequestrato nessuno. Gli intenti non erano personali e propagandistici. Quali erano gli intenti? Rallentare lo sbarco per far sì che ci fosse una distribuzione in Europa, perché se tu li fai scendere l'Europa si gira dall'altra parte. Invece tenendo la tensione alta, l'Europa a volte cede per una redistribuzione. In più, il fermare una ONG per 19 giorni significa rallentare la stessa ONG che poi, quando fa scendere i migranti, corre con i motori a tutta velocità per andare davanti la Libia a caricare altri clandestini portati da uno scafista. Una sorta di taxi del mare. Quindi questi rallentamenti rallentano anche gli arrivi e le partenze, sfiduciano le partenze che poi erano crollate del 75%, anche 75% di crollo anche nelle partenze, quelle cosiddette autonome fantasma. Quindi meno partenze, meno arrivi e anche meno morti. Quindi una situazione decisamente migliorata. E quindi il sequestro di persona non esiste. I fini politici propagandistici non ci sono, è un ministro dell'interno che faceva il suo lavoro, il suo lavoro. E i magistrati intercettati lo dicevano tranquillamente, assolutamente, non ha fatto niente, sta facendo solo il suo lavoro. E Berlusconi dice ancora una volta: l'uso politico della giustizia è l'arma con la quale la sinistra vuole liberarsi degli avversari. È lo stesso metodo che hanno usato contro di me, con 96 processi. 3.636 udienze. Naturalmente Forza Italia non può che essere contraria a questi metodi, non solo per lealtà verso un alleato, ma anche e soprattutto perché sono metodi assolutamente inaccettabili in una vera democrazia.
Quindi Berlusconi ha piena solidarietà agli alleati e continua a votare compatto anche in questa occasione. Che questo abbia fatto capire a Berlusconi che quell'avvicinarsi a Conte e quel sostegno stampella al governo per quel senso di responsabilità verso il paese. Forse Berlusconi sta cominciando a capire che forse l'unico vero gesto di responsabilità verso il paese è cercare di mandare a casa il prima possibile un governo che ha fatto danni incalcolabili, un governo che ha votato compatto, lo stesso governo che era con Salvini, gli stessi complici, come parla Cacciari, i complici hanno mandato Salvini a processo, i complici. Quindi forse per Berlusconi sarebbe meglio cambiare aria, nel senso, la vera responsabilità è votare sempre e comunque con il centrodestra per mandare a casa il governo, non fare la stampella a Berlusconi, la stampella a Conte per avvantaggiarlo nei suoi affari personali. Lì sì che è un interesse particolare politico di parte. Quello che sta facendo il governo adesso è solo un interesse politico di parte, non sta lavorando per il paese. Sta lavorando per stare al governo, potere e stipendio. Questo sta facendo. Principalmente i 5 Stelle, principalmente anche Conte. Quindi Berlusconi mostra piena solidarietà all'alleato leghista. Hanno votato compatti con Lega e Fratelli d'Italia la bocciatura del disegno di legge sul codice penale. Nel corso dell'intervista Berlusconi parla anche della debolezza della maggioranza, dice: non è affatto solida questa maggioranza, questo credo sia evidente per tutti. Definirla solida da parte dei suoi componenti è solo un modo per darsi coraggio. Non c'è materia sulla quale siano uniti, tranne una conservazione del potere il più a lungo possibile. Questo vale in particolare per i 5 Stelle, che nelle commissioni hanno subito autentiche umiliazioni senza poter reagire. Sanno che se si andasse a votare molti di loro non tornerebbero mai più in Parlamento e tantomeno al governo del paese. Ecco, questo è quello che io ho detto, credo, in decine e decine e decine di video. Ormai è diventato assolutamente di pubblico dominio il modo di operare di questo governo e proprio Berlusconi ripete le mie stesse parole. Sembra che quasi ci siamo telefonati e ci siamo messi d'accordo, e aggiunge: sono molto preoccupato per una seconda ondata di contagi. Il rischio è reale. Ci potrebbe essere una catastrofe sanitaria ed economica ancora più grave di quella in corso. Anch'io penso questo, perché quando ho visto i dati economici degli Stati Uniti, meno 32% del PIL, attenzione, che quando parlano del PIL italiano meno 12, è falso, è falso. Non è meno 12. Meno 12 è questo trimestre sul trimestre passato, ma il PIL non si calcola sul trimestre passato, si calcola comparandolo con quello dell'anno scorso. E il PIL dell'ultimo trimestre col trimestre dell'anno scorso è oltre meno 17%. Quindi è inutile che ci raccontano la storia di Babbo Natale. Il PIL non è meno 12, è meno 17. Meno 17. Questa è la realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, comporta solo un aiuto al canale ad essere più visibile. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.